Pokémon versione Rosso Fuoco. Uno dei migliori giochi Pokémon pubblicati per la console Game Boy Advance di casa Nintendo. Un gioco che ho assaporato dall'inizio alla fine svariate volte, si vede protagonista di questa nuova miniserie. Si può vincere Pokémon versione Rosso Fuoco con solo Charmander? Scopriamolo. Dopo aver visionato decine di video su varie challenge Pokémon, come ad esempio Nuzlocke e tutte le sue varianti, Monotype, Duotype, Solo Run e via discorrendo, ho deciso di mettermi in gioco e provare sulla mia pelle questo tipo di challenge, in particolare la Solo Challenge. Ma in cosa consiste? Beh, principalmente nello sfruttare un solo Pokémon, più comunemente uno starter, e portarlo dal punto A al punto B, né più né meno. Le regole di questa sfida sono poche e possono essere più o meno severe, ma le regole standard sono: usare un solo Pokémon per tutte le lotte. Non è necessario usare uno starter tra quelli predefiniti, pertanto si evita l'utilizzo di leggendari, e questa me la sono autoimposta. È possibile usufruire di un Pokémon diverso dallo starter solo nel caso si abbia stretto bisogno dell'utilizzo di una MN. Ecco, qui si apre un sottoparagrafo. Si può catturare un Pokémon per usare una MN anche nel caso lo starter possa apprendere determinata mossa. Non si possono catturare Pokémon che non siano adibiti al solo ed esclusivo uso delle MN. Il Pokémon con il quale si sta eseguendo la solo run non ha limiti di livello, tuttavia è categoricamente vietato superare il livello 100 con hack, cheat o simili. Il Pokémon con il quale si sta eseguendo la solo run può andare KO e la sfida non viene persa. Nel caso lo sfidante abbia un altro o più Pokémon nella squadra, questi non possono in alcun modo arrecare danno al Pokémon contro il quale si sta combattendo, pena la perdita della challenge. Non c'è un numero predefinito di strumenti curativi o che alterino le statistiche che il giocatore può utilizzare. Tuttavia, revitalizzante è proibito. La sfida viene persa quando si è impossibilitati ad andare avanti. La sfida viene vinta una volta raggiunta la sala d'onore. Queste sono le regole. Cominciamo! Per prima cosa scegliamo il nostro nome e il nome del nostro rivale, che sarà Chad, perché lui è un vero Chad. Una volta finita l'introduzione, prendiamo la pozione che abbiamo nel nostro computer. Cercando di lasciare la città, verremo placcati dal Professor Oak, che ci permetterà quindi di scegliere un Pokémon tra Charmander, Squirtle o Bulbasaur. La solo run può essere più o meno difficile a seconda di chi si sceglie, ma io sono un amante del tipo fuoco e scelgo Charmander. Che soprannominerò Estintore, ma è femmina. Allora, Estintora! Chad ovviamente sceglie Squirtle, ma noi abbiamo il potere dell'estintore e lo battiamo senza fatica. Lasciando la città, approfitto di un commesso del Pokémart che regala pozioni. E alleno quindi il mio bel starter fino al livello 13, così che possa imparare Ferrartigli e avere una chance di battere Brock, primo capo palestra, che affronteremo poi più avanti. Cercando di andare per strade traverse, incontriamo Chad che ci propone un'altra baruffa. Per questa sfida però ho deciso di portare prima Estintora al livello 16, cercando appunto di garantirmi la vittoria. Riporta qualche danno, ma la spunta. Rimettendoci in cammino per Plumbeopoli, finiamo nel Bosco Smeraldo, che pullula di insetti e allenatori che hanno solo Pokémon Coleottero, che sono però un ottimo allenamento per la mia lucertola sputafuoco preferita. Un po' di braciere a destra manca e finisce tutto in un attimo. Giungiamo così a Plumbeopoli. Nonostante il mio livello piuttosto decente, non credo comunque di essere pronto per la sfida contro Brock e quindi mi alleno con il suo pupillo, nonché unico ostacolo tra noi e lui. Inutile dire che non aveva speranze. Dopo un piccolo allenamento supplementare, decido di prendere il coraggio a due mani e dare via alla prima lotta ufficiale in palestra. Geodude è stata una passeggiata nel parco. Onix, d'altro canto, è stato leggermente più tosto. Ho usato un paio di muro di fumo per diminuire la sua precisione e una pozione per curare qualche danno inflitto da Rocciotomba, che Estintora ha preso come una campionessa. Ferrartigli e via verso la vittoria.
Medaglia sasso conquistata. La prossima meta sarebbe stata Celestopoli, tra noi e Misty il secondo capo palestra, però c'è il Monteluna. Ci accorgiamo ben presto che nel Monteluna le cose non sono tranquille come sembra. Non tanto per gli Zubat, tanto quanto per il Team Rocket, una banda di criminali che usa i Pokémon per fini malvagi. Questa frase l'ho sentita 10.000 volte. Sconfiggendoli tutti, ho levellato per Benino Estintora che ha defettato anche tutti gli altri allenatori sparsi per la grotta. Durante il corso di speleologia recuperiamo anche Helix Fossile da un cervellone avido. Usciamo e arriviamo quindi a Celestopoli. La palestra era ben lontana dalla nostra portata, così decidiamo di allenarci per Benino sfruttando gli allenatori del Ponte Pepita. Chi incontriamo però? Chad, ancora. Che però non ci mette minimamente in difficoltà. Una volta aver sparso distruzione a destra e a sinistra, giungiamo al capo Celestopoli, dove uno scienziato di nome Bill ci regala il suo biglietto per la motonave Anna, il che vuol dire ulteriore livellamento tattico. Non ci penso due volte e irrompo nella nave con la bava alla bocca pensando a quanto possa migliorare Stintora con tutte le sfide che è possibile affrontare sulla nave. Inoltre a bordo ho sentito che c'è un maestro di taglio che dopo un massaggino alla schiena ci regalerà la MN taglio. Ma prima Chad compare nuovamente sul nostro cammino non contento della precedente lezione, quindi ne vuole ancora. E Stintora nel frattempo ha preso lanciafiamme e grigliamo a puntino la sua squadra. War Turtle neanche ci tocca. Usciti quindi dalla nave, dopo aver recuperato tutti gli oggetti che nascondeva, le diamo l'addio mentre salpa verso altri lidi. Metto a ferro e fuoco anche il percorso 11, tanto che ci sono. Durante il ritorno a Celestopoli, però, catturo un Meo, o Miao che dir si voglia, rinominandolo Taglio, ma mi accorgo che anche questo Miao è femmina, quindi vabbè, Taglia. E le insegno la MN01. Taglio. Sono un mago dei soprannomi. A questo punto la lucertola di fuoco ha imparato anche lacerazione. Misty non può assolutamente nulla. La battaglia inizia e finisce in un batter d'occhio. L'unico danno inferto dalla sirena maschiaccio è stato quello di Idropulsar che si è fatto ben sentire. Ma ne usciamo vittoriosi. Prossima tappa. Palestra di Aranciopoli.